Il nuovo ospedale unico Marche Nord sorgerà a Muraglia, alla periferia di Pesaro. Così ha deciso la Regione Marche, dopo la conferenza dei sindaci d'Area Vasta, che ha detto no a Fosso Seiore come sito del nuovo presidio aggregato dell'azienda ospedaliera di secondo livello, ma sì alla costruzione del nuovo ospedale su un'area pubblica. È quanto prevede un documento votato da 32 sindaci presenti all'Assemblea, che hanno bocciato l'area di Fosso Seiore, sottoposta a vincolo, geologicamente fragile e carente di infrastrutture, e che hanno chiesto alla Regione di dirottare la scelta su un'area pubblica. E così è stato, anche se a scegliere per conto della Regione è stato il tanto discusso algoritmo, che ha indicato come seconda opzione Muraglia. Con questa scelta, ha detto il presidente della Regione, Luca Celiscioli, si riducono i tempi, visto che non ci sarà bisogno di espropri e si procederà a costruire sul costruito. Oltre all'accordo con il Comune di Pesaro, infatti, la Regione non necessita di particolari intese con le amministrazioni locali. Ma non solo, Muraglia, continua il governatore, è l'unico sito che consente di realizzare un ospedale completamente unico perché si integra con la radioterapia realizzata recentemente. Del resto, questo consentirà anche di alleggerire i servizi sanitari sul San Salvatore e di rafforzare la previsione sul Santa Croce di Fano, che resterà ospedale. In particolare, il presidio fanese manterrà il pronto soccorso, la medicina d'urgenza, l'accettazione, l'osservazione breve, la diagnostica per immagini complesse e la diagnostica di laboratorio, oltre alla centrale operativa dell'emergenza, una POTES, la centrale per i trasporti programmati, la lungodegenza post-acuzie e la riabilitazione intensiva e le attività ambulatoriali. Archiviate le polemiche, si parte. Prossimo passo, il bando per la gara di progettazione.